caffè con l'esperto è offerto da urbanflat.com e Uno Magazine. Cari amici che state vedendo Un caffè con l'esperto, oggi sarà una puntata decisamente esilarante. Io sono Claudio Campagnolo, questo è il Caffè Pedrocchi, siamo in Sala Bianca e di fronte a me Maria Paola Lacaria. Non che ridiamo perché c'è Maria Paola, ma per il motivo che rappresenta, diciamo, l'interesse, la passione che Maria Paola ha verso lo yoga della risata. E come si fa a diventare teacher trainer dello yoga della risata innanzitutto, Maria Paola? Lo yoga della risata è una disciplina che è stata inventata, fondata da un medico indiano che si chiama Madan Kataria. Esiste una Laughter Yoga University a Bangalore. Ma giusto per mettere i puntini sulle i, perché dice la certificazione viene data appunto dalla Laughter Yoga University del dottor Madan Kataria, e per diventare teacher training hai un corso intensivo di 5 giorni, sono circa 16 ore al giorno per 5 giorni, dove impari, al di là delle tecniche dello yoga della risata, impari le modalità di conduzione di una sessione di yoga della risata e lavori molto su te stesso, sulle tue motivazioni, sulle tue intenzioni e quindi sulle tue stanze della vita, come loro dicono. Le stanze della vita. Interessante anche perché tu, da buona scorpione, ami andare in profondità e di conseguenza sei andata in cantina. Sì. Allora, esperta di relazioni pubbliche e naturalmente, ecco, che cosa hai trovato come thread union tra la tua attività professionale e questa che è un altro tipo, un'altra forma di attività? Sì. Ma molto, nel senso che la mia attività, che è quella di essere consulente di relazioni pubbliche per le organizzazioni, mette in comunicazione le organizzazioni tra di loro utilizzando diversi strumenti. Alla base di tutto c'è comunque la relazione interpersonale. Lo yoga della risata è una tecnica che permette di migliorare le relazioni tra le persone, al di là di migliorare la relazione con te stesso, ma anche nel percorso, diciamo, di condivisione dello yoga della risata, anche di migliorare le relazioni tra persone. Non a caso viene utilizzato, per esempio, molto nella comunicazione interna. Ma senti, io però quando penso allo yoga, come la maggior parte anche di chi starà seguendo questo programma, immagina delle persone che si muovono con dei movimenti particolari, in genere assai lenti, ma soprattutto nel silenzio assoluto. Come si concilia questo con la risata? Questa è una domanda che viene sempre fatta dai puristi dello yoga, che poi però rimangono molto molto affascinati da come effettivamente queste due discipline siano molto vicine. Intanto dallo yoga si prende la parte di respirazione, o meglio il controllo del respiro, il pranayama. E la tecnica è quella di unire alla respirazione degli esercizi di risata. La risata è una scienza che viene utilizzata oramai da tanto tempo nelle situazioni di supporto a malattie. Un esempio per tutti, i clown di corsia e il dottor Patch Adams. Quindi lo yoga della risata coniuga questi due mondi, la respirazione e l'ascolto di sé dello yoga, con invece la forza e l'energia di una risata fatta sia da soli che in compagnia. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Ok,
Quindi per assurdo i più ostili allo yoga della risata sono i famosi puristi dello yoga, insomma. Sì, diciamo che le persone che non conoscono e che ovviamente praticano lo yoga, vedendo appunto la parola risata, un po' pensano che possa essere qualcosa che sporchi la disciplina. Di fatto invece oggi come oggi sempre più queste due discipline si mettono insieme, anche perché nello yoga della risata, oltre al pranayama, viene utilizzata un'altra tecnica che si chiama yoga nidra e che serve come rilassamento profondo dopo la, diciamo, la sessione di yoga della risata. Quindi prendiamo la parte di unione che c'è nello yoga, no? Questo gesto è il gesto dell'unione, e l'unione del corpo e della mente attraverso proprio lo yoga della risata. A me vengono in mente quelle persone che quando sono in imbarazzo ridono. Un amico, insomma, che quando doveva trattare una questione molto delicata aveva proprio uno scoppio, quasi una risata isterica. Ha una sua ragione d'essere questo? Ma la risata è uno sblocco emotivo. Quindi anche la risata isterica di fatto è uno sblocco di emozioni. Ti puoi mettere a piangere, puoi prendere a pugni qualcosa o puoi ridere. E l'idea dello yoga della risata è quella di utilizzare la risata in maniera consapevole e coscienziosa per scoprire di meglio te stesso e per affrontare le situazioni che ti succedono nella vita nella maniera migliore, più efficace possibile. Ah, questa è già una risposta ad un'altra domanda che avevo in mente, che è come si fa a conciliare la risata, che è un gesto spontaneo, con invece questa risata indotta. Cioè tu dici, noi prendiamo la risata apposta per disattivare certi meccanismi. Mi dicevi poco fa fuori onda che se ti capita un classico imprevisto durante una giornata, esatto, invece di avere una reazione emotiva negativa, arrabbiarti, eccetera, che cosa consiglia lo yoga della risata in questo specifico caso? Il mantra della risata è ho ho ha ha. Ho ho ha ha. Ho ho ha ha, con l'H davanti, che è esattamente ciò che noi facciamo. Se tu vai a Rewind quando ridi, all'inizio è sempre ho ho ha ha, che poi si velocizza, no? E diventa una risata. Ho ho ha ha vuol dire prendo le cose così come vengono, quando sono delle situazioni che io non posso controllare. Io posso fare del mio meglio nella mia vita. Esistono delle situazioni che non posso controllare. Posso scegliere due strade, quella di essere felice o quella di essere infelice. Quella di essere felice mi porta a dire è successa questa cosa, me ne distacco, ho ho ha ha, e vedo come poterla risolvere. Quella di essere infelice è rimanere aggrappati al problema. E questa cosa vale sempre. Immagino ad esempio la reazione sorprendente del capo ufficio che ha appena fatto un cazziatone all'impiegata e lei appunto in ossequio allo yoga della risata lo apostrofa con oh oh ah, cioè, certo, che può essere anche mentale, non è obbligatorio, obbligatorio proprio come dire, quindi può essere anche mentale, però può essere in playback dopodiché ti dico anche che solitamente le persone quando tu ti avvicini con un sorriso e fai oh oh ah, possono anche guardarti in maniera strana poi vogliono capire perché. E quindi e qui scatta il meccanismo. Allora, quando le persone si avvicinano a voi per approfondire l'argomento, qual è l'iter? Ci sono due situazioni nello yoga della risata. Una è, diciamo, la nostra missione sociale, ovvero ciascun trainer può, se lo vuole, e solitamente lo fa, aprire un club della risata. Il club della risata è un luogo protetto all'interno del quale le persone possono sperimentare la forza della risata incondizionata e quindi si ride in gruppo. Sono sessioni per quanto tempo? Di un'ora. Per un'ora? Allora, si ride per un'ora, o meglio, sono sessioni di un'ora all'interno delle quali c'è una prima parte di riscaldamento, nelle quali si conoscono gli altri, ci si disinibisce, si ritorna bambini e attraverso il contatto con gli occhi delle persone, delle altre persone, si abbassano i condizionamenti, i vincoli. Poi c'è una sessione centrale che è la più importante, che è quella della meditazione della risata. Un bravo trainer deve riuscire a condurre le persone a ridere continuativamente, senza motivo, per 15 minuti. Che detta così, cioè veramente succede. Che detta così è assolutamente molto però semplice. Però tu garantisci che accada. Sì, cioè. Succede sempre quando tu porti le persone in un certo modo. La risata da prima è indotta ovviamente, quindi non è autentica, ma poi appunto attraverso l'udito e anche attraverso lo sguardo, attraverso i neuroni specchio, no? Quindi imitando le altre persone, poi diventa assolutamente una risata spontanea. Beh, ma in effetti adesso che ci penso,
ricordo certe sessioni involontarie a scuola dove quando uno partiva a ridere, cioè non si sapeva nemmeno il motivo per cui si rideva e non ci riusciva a... Perfetto. E questo è esattamente si va ad agire su questa linea. Che è esattamente la stessa cosa che fanno i bambini. I bambini ridono a prescindere, non è che ridono e sbagliamo se pensiamo che ridano perché siamo noi che li facciamo ridere. I bambini ridono perché è il loro modo di entrare in sintonia con noi. E lo yoga della risata ha questo compito, riportarti ad essere bambino e quindi a provare quelle sensazioni. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Ma cosa accade biologicamente parlando, non so se posso fare questa domanda, nel momento in cui uno ride? È la cosa più importante. Nel momento in cui tu ridi hai intanto un abbassamento dell'ormone dello stress, del cortisolo. Hai un maggior scambio di anidride carbonica e ossigeno, quindi questo ti permette di avere una migliore ossigenazione del cervello, del corpo. E attivi i neurotrasmettitori della serotonina, della dopamina e delle endorfine. Per esempio quelli che si attivano quando mangi le patatine fritte, per intenderci, soltanto che non hai bisogno di mangiare le patatine fritte. E fa anche meno male. Fa meno male e fa più bene. E quindi questo meccanismo qui ti porta ad essere più in pace con te stesso e quindi per forza di cose più in pace con gli altri. Puoi darmi qualche applicazione pratica dello yoga della risata? Uno non l'abbiamo appena detto, no? Quando c'è qualcosa che va storto, questo certo. L'ho imparato anch'io. Ma non è quello che fa anche il famoso Babbo Natale, no? Cioè, certo, Babbo Natale era un teacher trainer esattamente. Ante litteram. Esattamente. Un'altra applicazione, ad esempio? Ma allora, in questo momento lo yoga della risata viene utilizzato molto nelle scuole, nelle case di riposo e negli ospedali. E poi anche nelle aziende. Sono tutte applicazioni della tecnica che vengono declinate a seconda delle situazioni, per intenderci nelle aziende forza vendita e abbiamo risultati a due cifre superiori utilizzando lo yoga della risata, perché tu ti distacchi e contemporaneamente sei più disponibile ad aprirti al prossimo e quindi ovviamente anche le trattative sono più facili, no? Più semplici. Nelle scuole, perché ovviamente hai un percorso di, come posso dire, di aiuto ad eliminare i condizionamenti, soprattutto dei ragazzi, faccio in particolare per le scuole superiori, anche se lo yoga della risata lo possono fare tutti, quindi non è che ci sono età in cui lo puoi fare, età in cui non le puoi fare, assolutamente lo possono fare tutti, ma nelle scuole viene utilizzato proprio in questo modo dagli insegnanti che hanno iniziato a comprendere che forse è importante anche dare spazio all'emozione del giovane. E poi nelle case riposo dove hai sia malati, quindi Alzheimer e Parkinson per intenderci, perché aiutano molto alla concentrazione e quindi si sentono più attivi gli anziani, ma in generale poi gli anziani perché ovviamente hanno la possibilità di stare in gruppo, di fare delle cose diverse e di ritornare un po' bambini nella parte di risata, che loro sono oppressi, no, da questa sensazione un po' della vecchiaia che... E comunque gli anziani tornano anche un po' bambini, tornano un po' bambini, sì. Maria Paola, abbiamo veramente una manciata di secondi sì. A disposizione, chiudiamo con il tormentone del programma, cioè sì. Se c'è una foto, un ricordo, un oggetto che ha segnato la tua meravigliosa vita. La mia vita è stata segnata da questo libro. Ho imparato a ridere, che è il libro scritto dal mio master trainer, Richard Romagnoli, che mi ha, come posso dire, è diventata una specie di coperta di Linus. Me la porto sempre in giro perché trovo sempre delle frasi o delle affermazioni che mi aiutano. Bene. Quindi. Grazie a Maria Paola Laccaria. Grazie. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Thank you.
caffè con l'esperto è stato offerto da urbanflat.com e Uno Magazine.